Spurs hanno vinto gara 1, poi hanno perso 3 partite, una dietro l'altra, e sono a un passo dall'eliminazione. All'SBC Center di San Antonio il 17 maggio 2006 serve il miglior Tony Parker per tenere aperta la serie. Flavio Tranquillo e Federico Buffa. Amici di Sky Sport, benvenuti all'AT&T Center di San Antonio, Texas. I campioni del mondo 2005, i San Antonio Spurs, a 48 minuti da una possibile eliminazione nella serie di secondo turno dei playoff della Western Conference contro i Dallas Mavericks, che hanno vinto due stupende partite sul proprio campo, gara 3 e gara 4. Già nella storia di questi playoff, spalle al muro per Tim Duncan e compagni, una serie di eccezionale interesse, di eccezionale livello, che deve ancora esprimere tantissimo. Angolo per Bowen, dentro per Tim Duncan, Duncan a posizione, segna, subisce il fallo, entra nel lunetta col tiro libero supplementare, una serie devastante per Duncan, 31-13 con 3 stoppate in gara 4. In questi playoff sta andando a 23,5 di media contro i 18,6 della stagione regolare. Eccolo qui ancora il duello, Parker deve dare spazio a Harris, che sceglie la cosa giusta, poi il fatto che mette il tiro dipende anche dalla devastante fiducia che ormai Harris e i Mavericks in generale hanno in loro stessi. Ginobili con una grande transizione riesce a opporsi in qualche maniera a Jason Terry, poi alimenta il contropiede chiuso in questa maniera da Tony Parker, segna. Subisce il fallo di Diop, in quella maniera andrà in lunetta col tiro libero supplementare. Martedì mattina è trillato il suo cellulare, era Bobo Dio che ha detto: fidati di me, si può rimontare da 1-3. Ginobili in transizione accoppiato con Dirk Nowitzki, Nowitzki lo attacca immediatamente, Ginobili rimane, salta, c'è il contatto, non c'è il fallo, canestro di Nowitzki, dei del basket apertamente schierati in questa serie. Comunque andare verso il centro dell'area, torna sul fondo, alza la parabola davanti a Diop. Come può permettersi davanti a Dessagana Diop due tiri del genere? Diop è uno che per esempio in un momento importantissimo di gara 4 ha stoppato Tim Duncan, eppure non riesce a prendere il tempo a parte. Un solo grimaldello, si chiama floater, mentre qua il ferro è ancora amico di Dirk Nowitzki. Questo tiro in corsa di cui ne conosce l'arte lui e pochi altri. Verso il finire dei regolamentari, già dall'altra parte i Mavericks con Howard, stoppato da Ginobili che lancia il contropiede di Parker, uno contro tre, vuole andare lo stesso, ma era Ginobili o un UFO quello che ha fatto quella roba? Per tutta gara 3 e tutta gara 4 alla fine segnare i tiri buoni che costruisci è la chiave, tiri buoni per Duncan, gli Spurs ne costruiscono dall'inizio della serie. Beh, parbleu, qua francamente Harris ha difeso, ha consegnato a Dessagan, a Job, discreto stoppatore, la faccenda. Scarico di lusso, veramente di lusso, di Tony Parker. E vediamo quali saranno i frutti di questa attività diplomatica. Parker che attacca Harris, va in fondo, segna col fallo, ma Dio i miracoli li fa anche per telefono. Un po' più inatteso, due punti ossigeno per Dallas, meno due. Virane ancora, come vedete il francese, ancora contro Diop, un prestigiatore con la maglia numero 9, Tony Parker. Beh, questi sono tiri, uno più difficile dell'altro. Quarto piccolo eccellente per la fase offensiva, per la fase difensiva. I problemi rimangono. Passo d'incrocio da parte di Duncan. Guardate cosa deve fare Duncan per tirare contro Diop, rapportate a quello che ha fatto Parker e traete le dovute conclusioni. Per Nowitzki, adesso preso dal suo ex compagno Michael Finley, va via sul fondo. Devastante canestro di Nowitzki, che ha già segnato contro 4 avversari diversi in uno contro uno, e mancano 4 e mezzo nel primo quarto. Okay. Però ci è voluto Bowen in marcatura su di lui all'inizio per cambiare il trend. Ecco qui dove Brad Berry ovviamente può cambiare un po' il trend tattico di questa gara e della serie. Horry da centro virgolette come ai tempi di Alabama. Stackhouse contro Ginobili, la difesa di Ginobili a me pare competente, ma Stackhouse è intoccabile dall'inizio della serie. Eccolo qua. Su 41 possessi questo fatturato, 24 tocchi, 9 falli subiti, 11 su 11 per 28 punti. In linea di massima gliela stanno facendo sentire, mettiamola così. Nowitzki sul cambio deve accoppiarsi con Parker. Francia-Germania, vince la Francia e non di poco. Ancora Tony Parker. Una volta c'era anche tale Adrian Griffin, dove lo hanno seppellito, l'ho visto per un attimo in panchina. Inumato. E in compenso nessuno inuma Howard, che sta prendendo sempre quello che vuole nelle sue presentazioni contro Finley e Ginobili. Cercano di salire di colpi difensivamente gli Spurs, velo di Duncan, Ginobili a prendere il primo down e anche a subire il fallo. Guardate l'intesa Ginobili-Duncan, che livelli ha raggiunto.
veramente impressionante, pensando al primo anno in cui Ginobili, dopo ogni passaggio, cominciava a sfogliare la margherita: taglio, non taglio, mi muovo, sto fermo, chiedo permesso, chiedo perdono. Oh, ci sono alcuni giocatori di questa serie che sono al chi ha fatto palo. Nasi Quorum. Quorum Nasi Mohamed. Cioè, Griffin è sparito quando si è optato per la coppia di dietro di playmaker a Dallas, e Mohamed sostanzialmente in stasera non c'è mai entrato. Duncan all'arresto, riapre per Finley, il blocco di Duncan, Finley in arresto, tiro, solo rete per Michael Finley, gli Spurs tornano davanti. Il cambio su tutti i pick and roll, come avete visto, che lo coinvolgono. Gioco che utilizzano anche i Phoenix Suns per i Dallas Mavericks, in fondo Jason Terry al capolinea per l'ennesima volta, ha pochissimo diritto di cittadinanza. Parker fa il passi americano, ormai è veramente un giocatore NBA, poi attacca sul blocco di Duncan, se la cava, se la cava. Questo invece è un tiro internazionale. Inesperanto. Inesperanto, veramente, ed è un esperanto del gioco, il suo è di una completezza tecnica impressionante. Di nuovo Brent Berry in arrivo. Il palleggio di Jason Terry, attacca Ginobili che ovviamente lo consegna al cambio di Finley. Terry su un'azione del genere ha segnato il canestro della staffa in gara 4, ma uno, ripeto, lo sbaglia, uno, solo per il gusto di dire oh, uno lo ha sbagliato, non per volergli male, solo per non invidiarlo così. Solo che su quel cambio era finito Duncan con lui nella partita di cui parlava Flavio, qui c'era un normale, si fa per dire, Finley. Ci siano più fischi rispetto al passato. Guardate la facilità con cui va a destra Jason Terry e si prende beffe di quella che fino a ieri era la miglior difesa del mondo. Però questo tiro è onnipotenza. Un tiro difficile, ragazzi, è difficile. È molto... Se all'inizio della serie avessero detto agli Spurs i Dallas Mavericks prenderanno tutti i tiri importanti di questa serie o dal palleggio contro dei cambi oppure su degli scarichi istanziali, secondo me avrebbero detto ma sì che li prendano, figurati se su una serie a 7 ci battono, più che mai una serie a 7 in cui Duncan fa 31 di media e li stanno battendo, è como come direbbe Totò. Incredibile. Rimbalzo controllato da Finley, ma ancora una volta i Mavericks prendono buoni tiri. Ginobili in contropiede dietro la schiena fino in fondo, torna a vibrare l'AT&T Center, più uno Spurs. Questo invece è il capolavoro dietro la schiena di Ginobili in una partita che è un elimination game. Avere il coraggio di fare questo richiede un po' di cojones, e già che ci siamo il passo non è doble, non è triple, a me sembra quadruple. È un quarto tempo di sicuro, tre appoggi più il salto fatto a quella velocità, però gli arbitri tendono a lasciarlo passare, che complica difensivamente gli accoppiamenti. C'è almeno un lato poroso di quella difesa. Ma non è che questo Franco Berg e questo argentino hanno preso la mano anche a Popovic e hanno fatto diventare questa squadra una squadra offensiva più che difensiva? Però secondo me non gliel'hanno detto. Se sì, sempre. Non ha fatto in tempo a dirglielo. Tony Parker a lavorare contro Jason Terry, prende il centro dell'area, il suo arresto, il tiro di Parker. Questo fa sembrare tutto normale, ma non ha senso all'altezza di questo. Tony Parker presente. Ma la protezza rimane, fronteggia Duncan contro Dampier, prende il centro dell'area. Sì. Giocatorino, si può fare, può diventare qualcuno. Però ci siamo, classe Dirk in attacco è uno spettacolo assoluto, ma difensivamente si taglia con un grissino. Che aiuto è questo? O aiuto? Vai o vai o non vai. Cioè, a questo punto Dampier si aspetta che un 2-12 metta un po' di corpo. Ha messo le dita da pianista, ma lì si è fermato. Peraltro poi bisogna comunque metterlo quel tiro e sta tirando il 95% su questi uno contro uno frontali contro dei baobab di 2-13 che sono lì solo per rendergli la vita difficile. Serie degli inarbitrabili, la signora Eva è venuta alla partita e applaude. Si è spostata in occasione di gara 4 per fare spazio a David Stern, ha trovato qualcuno più importante di lei almeno in un palazzetto. Bisogna vedere se ci crede però. Lo scarico per Nowitzki di Jason Terry, poi l'anticipo del signor Longoria che va via a tutta velocità, attacca Nowitzki e segna. Ma cos'è, un cartone animato? Impressionante, non può tirare così contro un 2-11 anche se morbido, gli va a prendere contatto con il corpo, poi sceglie l'angolo più lontano, grandissima mano destra per concludere, e l'ex Miss Corpus Christi sembra gradire. Sempre decentrata l'AT&T Center, dove ovviamente non avrebbe difficoltà ad avere un posto in prima fila,
ma non si può fare una cosa del genere. Qui vediamo solo il finale, ma Nowitzki aveva un metro di vantaggio all'altezza della metà campo. E la novità è che lo ha fatto pensare, va a destra e poi invece controtempo ha concluso di sinistro, conclusione splendida con la parte destra che invece proteggeva. Eccola qui la difesa che parte individuale, salta 2-3 sul primo passaggio, Ginobili prende il centro dell'area, contro Diop! Pazzesco canestro mancino, Manu Ginobili! Era già in Messico al momento in cui ha fatto andare sto tiro in rovesciata di sinistro senza angolo, senza tabellone. Questo è uno dei tiri più sorprendenti che gli abbia mai visto fare ed è un paio d'anni che lo vediamo giocare. Guardatelo, va sul fondo, legge la difesa, torna indietro. La differenza con Parker è che Parker fonda il successo contro un job A sulla velocità, B sulla parabola. Lui lo ha proprio preso in pieno ed è riuscito a far andare via quel tiro perché è Ginobili, non c'è un altro motivo. Nowitzki recupera sull'esagerazione di Parker, prende subito l'arresto con il tiro. 5-0 Dallas, Nowitzki onnipotente, parità all'AT&T Center. Una volta c'era una che con quella bocca poteva dire quel che voleva, con queste mani può prendere il tiro che gli pare. 31 per il giocatore tedesco. Con questi Spurs la testa è sotto, va tenuta sotto. Il raddoppio parte troppo presto, liberato facilmente lo scarico. Nowitzki continua a leggere splendidamente la partita con il raddoppio di Stekos, favorito da Diop, poi Ginobili la ruba proprio a Nowitzki che commette fallo su di lui, ineffabile, da Bahia Blanca, Manu Ginobili. Il ladrone, cosa gli ha portato via? Peraltro bisognerebbe andare a rivisezionare il possesso precedente dove gli Spurs hanno commesso un errore incredibile, non questa, questa è la furbata ladrata. Prima hanno sbagliato totalmente l'angolo di raddoppio, sia nei tempi che nei modi. Per i Dallas Mavericks, ultimo minuto e 10. Jason Terry che attacca e Ginobili ruba anche questa e poi si tuffa e controlla trovando Duncan. Pazzesco, lupla chiamata da parte di Popovic. Girerà Ginobili su un blocco, arriverà in punta, vediamo qual è il seguito della chiamata. È un isolamento per Ginobili addirittura, che attacca, vuole andare in fondo, usa la sinistra, riesce, ma la palla gli torna in mano alla calamita Manu Ginobili. 40 secondi, poco più al termine, più uno per gli Spurs. Il palleggio di Tony Parker, blocca Finlay, dentro per Duncan, libera lo spazio Parker, fronteggia Duncan che potrebbe appoggiarsi al tabellone, pesca il taglio di Parker che sbaglia la rovesciata. Questa volta discreto lavoro difensivo di Nowitzki, match point sulla racchetta dei Dallas Mavericks. Il palleggio di Jason Terry, pick and roll con Nowitzki, no, passaggio, la palla rischizza in mano a Terry, sul cambio Nowitzki è preso da Ginobili che cerca di anticiparlo, il passaggio è difficile, fischio arbitrale che va contro Ginobili. Continua a non capire il metro arbitrale stando alla situazione di tempo, punteggio e alla situazione tecnica. E come in gara 1 i Dallas Mavericks arrivano all'ultimo possesso sotto nel punteggio ma con la possibilità di mettere la freccia del sorpasso. Il palleggio di Devin Harris, blocco di Nowitzki, taglio di Stackhouse, esce Nowitzki da due blocchi in fila, salta Bowen, saltato, stoppata, fischio arbitrale, palla a due, palla a due. Bowen, dopo essere stato fintato, è tornato per terra. Barry vede la vita cestistica passargli davanti e comunque non è finita. Incredibile, gli fa mettere palla per terra, poi giocata che da altre parti poteva generare qualcos'altro, però comunque ci vuole una prontezza, una capacità di mettere una mano sulla palla tipica di un grande difensore. Non è una contesa facile però per gli Spurs, dovrebbero andare sotto. Teoricamente sì, dal punto di vista dei centimetri, vince Nowitzki e guardate ancora Ginobili che poi si rifugia in una palla a due ancora, ma a centrocampo. Ma cos'ha dentro questo qua? Cos'ha dentro questo qua? Non è il solo, guardate Bowen che ringrazia Finlay, però poi ha anche altre cose da dirgli, si torna a metà campo per la palla a due, sono lontanissimi dal canestro con 3 e 4 a cronometro. E adesso è importantissimo per gli Spurs proteggere quel canestro, palla a due, dice l'arbitro. Secondo me la palla a due, quella di Bowen Nowitzki, è un fischio capolavoro invece da consegnare ai posteri, perché trattenere il fischio in quel momento è veramente per poco. Ci può stare, quintetti, vediamo Nowitzki, Stackhouse, Howard, Terry che deve saltare, Dampier per una palla da prendere con un lungo.
e siamo alla rissa da bar per quello che riguarda la situazione attorno al semicerchio che non c'è, tra l'altro. Non vuoi portare gli Spurs a gara 6 a Dallas? Questa palla conta tantissimo. Il problema è riuscire ad alzarla. Conta tantissimo, ma se non riescono ad alzarla non conta niente. Ah, salta Ginobili alla fine. E salta Ginobili contro Terry, controlla Howard, time out. 2 secondi e 4 decimi, mamma mia, mamma mia. 2 secondi e 4 decimi, Bowen è accoppiato con Dirk Nowitzki, vediamo se ci sono dei blocchi o meno, c'è il blocco, Parker accetta il cambio, Ginobili deve chiudere, il tiro sbagliato, Nowitzki sbaglia la deviazione, si va a gara 6, continua la serie, gli Spurs sopravvivono letteralmente, 98 a 97, una meravigliosa, stratosferica partita di pallacanestro, decisa in casa degli Spurs, dal cuore degli Spurs.